Possibile che ancora oggi si incontrino i fantasmi? E come spiegare la potenza di suggestione degli antichi manieri, se è vero che in tutta Europa presentano ai loro ospiti eventi che li fanno rabbrividire? Nella rocca di Montebello di Torriana, su un cocuzzolo alle spalle di Rimini, da secoli si parla di un folletto o di un fantasma di una bambina a cui la gente del posto ha dato il nome di Azzurrina. Velleda Tiboni, professoressa riminese, abita da più di 5 anni questo castello di proprietà dei Marchesi Guidi e col marito, il professor Ercole Tiboni, ha allestito un piccolo ma prezioso museo. Il castello è stato per noi un incontro che ci ha affascinato e ci siamo ripromessi che, potendo, l'avremmo aiutato a risorgere. Molte testimonianze sono qui dentro, belle, entusiastiche, emozionanti, ma in mezzo a tante testimonianze ci siamo imbattuti in una leggenda che ci veniva dalla voce popolare, soprattutto una vecchia estate che mi ha colpito moltissimo, che diceva che nelle notti di tempesta, soprattutto d'inverno, si vedeva sugli spalti del castello, lungo i cornicioni delle sue torri, scivolare questa bimba azzurra. Fu però un incontro per me, vero che non diceva molto, non sono portata a credere all'esoterico e quindi trascurai questa leggenda. Benché la Tiboni sia una scettica, una notte in cui rimane sola al castello, d'un tratto le pare di sentire una voce infantile inspiegabilmente vicina. Inizialmente non le dà peso. Eppure non c'è nessun bambino nel castello e nemmeno nei dintorni. Mi sono alzata, ho preso la torcia e sono scesa nella corte perché mi angosciava sto pianto dirotto di bimbo. Il pianto continua, sempre più presente. Entrando nella corte, la corte aveva una diagonale, una linea diagonale che tagliava una parte nel nero assoluto della notte e una parte nel biancore argenteo della luna. Io ebbi il coraggio di andare a vedere nell'angolo più buio per vedere se c'era un gatto, se c'era un animale. Non ho visto niente. Mi sono seduto sul muretto del pozzo sotto il fico. E allora il pianto ha cessato. È stato l'unico vero momento in cui ho ammesso la presenza di Azzurrina nel castello. Rimasta completamente sola dopo la prematura morte del marito, la professoressa Velleda decide di farsi aiutare nella gestione del castello dalla famiglia di Franco Gorini, un conoscente da poco in pensione. Franco, la moglie Anna e il figlio Lucio le faranno ogni tanto compagnia durante la notte. Sono proprio contenta che siete arrivati. Cominciavo a sentirmi un po' stanca. Ci sono tanti visitatori qui, un po' di compagnia mi ci voleva. Quando ho messo piede qui al castello non credevo assolutamente ai fantasmi. Io ho vissuto, perché molte volte la dottoressa Tiboni ha necessità di andare via dal castello, quindi io resto volentieri qui da solo a rispondere al telefono, così. Quindi io molto volentieri sto. Non ho mai notato niente di strano. Qualche sensazione quando, per esempio, si entra dentro il portone, forse è l'ambiente, forse è la struttura stessa che porta così, pensando ai secoli di storia che è questo castello, qualcosa mette addosso, no? Però quel Venerdì Santo... Un Venerdì Santo di qualche anno fa, Franco Gorini, alla fine di un giro di controllo del museo, sente qualcosa di insolito muoversi sopra la sua testa. Ma a un tratto l'immagine si staglia con nettezza. Una figura capovolta di bimba attraversa il soffitto lasciando delle nitide impronte sulle travi. Poco dopo la professoressa torna al castello da una serie di commissioni in città. Avvicinandosi a Franco nel cortile, si accorge subito che è successo qualcosa di molto inquietante.
Com'è andata oggi, Franco? Ma che è successo? Ho visto un volto esterrefatto, sformato, ed era appena uscito da questa esperienza. Io, Lucio e un altro ragazzo, Mirko, siamo corsi a vedere questo salone dei Cassoni e con grande nostra meraviglia abbiamo visto, che l'ha visto anche Franco anche in quel momento lui, però queste impronte nitide, biancastre, come se fossero state impresse con uno stampo di un piede nudo di bimbo. Quelle impronte lì sul soffitto in legno non c'erano, perché 15 giorni prima col pennello e olio avevo passato tutto, perché c'erano i talli, e allora ho detto meglio darci una mano, ho detto alla signora i talli bisogna fermarli, e così, quindi era stato fatto sto lavoro e quindi impronte non ce n'erano, quindi sono apparse quella mattina lì. Le abbiamo cancellate, le abbiamo lavate, le abbiamo passato l'olio sul legno proprio perché non lasciassero neppure l'alone. La mattina dopo, presto, alle 7, io sono scesa, io dormo nel castello, sono scesa in vestaglia a vedere se le impronte erano sparite, le erano più nitide e bianche della sera precedente. I dubbi cominciano a farsi più insistenti. Si cercano delle spiegazioni logiche, ma è più forte la voglia di minimizzare. Sono sempre stato scettico su queste cose, ma è capitato una sera, mentre visitavo insieme con la signora il castello e altri gruppi di persone, abbiamo sentito dei passi in un piano superiore del castello. Lucio Gorini e la professoressa sentono dei rumori metallici insistenti allontanarsi verso l'ala ovest del castello. È come se fossero i passi di un'armatura medievale diretti verso la sala della cassaforte. Io sono entrato per vedere chi fosse, o qualche visitatore che fosse entrato di soppiatto, giusto per curiosità. I passi continuano fino al centro della sala, dove il pesante sportello della cassaforte è spalancato senza alcuna ragione. Ad un tratto. Come sono stato al centro di questa stanza, mi sono sentito proprio bloccato. Come un fermo immagine, e nello stesso tempo una sensazione di gelo profonda, come non entrare in una cella frigorifera a meno 50 gradi in questo momento bagno. Ho sentito una botta enorme, una botta ha tremato il castello, e poi ho visto arrivare Lucio che correva bianco come la cera, la luce della notte poi addirittura lo rendeva cadaverico. Altri episodi inspiegabili si verificano nel castello con crescente frequenza. E un antico manoscritto riporta all'immaginazione dei presenti la leggenda di Azzurrina. Non sono portata a credere all'esoterico e quindi trascurai questo racconto. Forse avevo paura di affrontare emozioni cui non ero preparata. Forse avevo paura di contaminare questo luogo con vicende, dicerie, favole che abbassassero il livello culturale. Però quando per curiosità abbiamo voluto realizzare, verificare la tradizione che voleva negli anni lustri un segno della bimba attraverso una risata, però in mezzo a suoni e voci di strumento, durante un temporale estivo di prima estate, quindi una curiosità che si poteva benissimo anche, è vero, soddisfare. E da questa registrazione con tecnici del suono, al di fuori di credenze o meno, ci mette di fronte dei rumori e dei suoni di cui non sappiamo assolutamente dire la causa. I tecnici del suono si posizionano nelle varie ali del castello, nel tentativo di registrare questo fenomeno ricorrente. L'attesa è lunga. Il giorno designato del solstizio di estate passa senza alcun segnale misterioso. Ma all'alba, proprio quando ormai i tecnici stanno desistendo, un improvviso temporale porta con sé suoni inspiegabili che rimangono incisi sulla bobina. Fermo, aspettate un momento. Ecco, sentite.
State registrando? Sì, un attimo. La registrazione che state ascoltando riporta in vita quella che finora era stata considerata solo una leggenda. Era il solstizio d'estate del 1375. Mentre il castello era sotto assedio e in concomitanza con un violento temporale estivo, la figlia unica del castellano, Gwendalina, di 8 anni, era stata portata al riparo nell'ala ovest della fortezza, sotto la sorveglianza di 2 guardie armate. E proprio sotto il loro sguardo, mentre la bimba stava giocando a palla nel corridoio, accadde un fatto misteriosissimo. Gwendalina sparì nel nulla e non riapparve mai più, come inghiottita dai misteri del castello. Nei secoli seguenti, la piccola, ribattezzata Azzurrina per gli occhi e gli abiti celesti, viene sentita ogni anno lustro mentre ride o gioca a palla nel luogo in cui si dice sia scomparsa. Dopo questa registrazione, qualcosa avviene nel castello che cambia completamente lo stato d'animo dei suoi abitanti. È come se la paura sia svanita. Ogni volta che io sento la trasmissione di questa registrazione, sento nascere in me profonda, radicata e forte l'emozione per Azzurrina. La risultanza è che io mi sento protetta e potrei dire, fare un'enunciazione di momenti in cui, se non avessi avuto una protezione, non so cosa sarebbe potuto capitare. Una sera al buio, forse ho sbagliato un gradino, io sono scivolata all'indietro e mi aspettavo di battere la testa e di rimanere lì. Invece mi sono sentita sostenere e riprendere. Io ho ripreso, mi sono accorta che avevo saltato un gradino e ho ripreso il gradino giusto e sono arrivata in casa dicendo: Dio, chiunque tu sia, io ti ringrazio. Oltre alla professoressa, numerosi altri visitatori vivono continue manifestazioni che producono in loro un senso di protezione. Ma dietro alla porta dove scomparve Azzurrina, ancora rimane l'ombra di un terribile mistero. E noi, come sempre, abbiamo in studio...